A parte il Franzi che è out, più sei out, la bella maglia auto così o mai a serata, cioè proprio ma tu ti senti la tua. Lo sa, tu sai che sulla crema così, tu sai che sulla crema così, io non ci sarà che, a me si dà, allora, io mi ho ricevuto la notizia, ma la roba fuori dalla storia. Ah no, aspetta un attimo. Bella. Sono stati fuori tempi anche io. Quanto è stato il ruolo di me? Allora, ma ricevi la notizia, le dimmi a CEO, le dimmi, no, il prossimo anno non fa più la maschera, quindi preparo un silbang che sarà una petition popolare i prossimi anni per volere Ancù al Margara che è il face alla nostra maschera. Perché? No, ma neanche lui che il perfetto antina. Allora, neanche lui che il perfetto antina una certa maniera. Certo. Allora, fai la maschera su Matuidi, boh. Certo. Ma per Daesi maschera, nel fela la maschera. Non avete idea i miei esami del sangue. Ma che ovviamente paga la Proloco. Cioè, certo. Però la malattia sì. Ma va bene, tra i punti di però si robi spunti di vito. Allora, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale che le dai diciamo assumion una volta l'anno gli dà al fa di disastro che per dopo la gente la venchi e dopo reclamè per ancora parlare dell'anno scorso. Vabbè, è ancora roba dell'anno passato. Ecco, gli dai la spotere un attimo, boom, un disastro, ma tu lampion che funziona più. No. Con la spronza la sciapava i codici. La percentuale sull'appalto. Certo, anche sì, la linea di credito a che cosa si riferisce poi alla fine della fiera. Volevo ringraziare, come al solito, il Biciulano della Bella Main e tutti i mascheri che in presenza chi ha la nostra consegna chiavi. E volevo partire che dopo anduma alla locanda, fuma due passi, anduma alla locanda, se quei due le straccano via la macchina, beh anche con la macchina, anduma lì, mangia quei cuslotti, fuma l'aperitivo e mangiuma quei cos. Offerto gentilmente dalla Proloco di Albano Vercellese, gentilmente, perché sono niente anche tan gentile, però. Però io ma due dì che sono gentile. Ringrazio la nostra Madame Lì. Antal paese stani, io mi ho fatto anche lì la petizione per cercare la Madame Lì, io in una studio a Milano, l'altra... Io lo faccio, poi dopo i vedi su mamai, perché ovviamente magari hai dei problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io mi piace fuori territorio, ma vuol dire una roba. Cioè adesso, Elisa, adesso tu da questo momento diventi cittadina di Albano. E gli è andati la cittadinanza. Adesso la Maria Rosa l'ha scritto due righe. È cittadina di Albano, quindi insomma a tutti gli effetti per dopo con sono una botte di ferro e il problema volevo ringraziare di tanto per noi è veramente una bellissima cosa che tu ti sia prestata a questo pubblico ludibrio con questo scimmione che è. veramente è la tua reputazione che prima era immacolata e linda, ora ha subito questa questo rinculo veramente grande. Normalmente cantava la canzone, incisiva la poesia, roba del genere, stanno facendo niente perché sono un plandrone. Quindi adesso l'assumo la parola al ancora al nostro Monsieur la Madame, la suma la parola al nostro Monsieur che gestirà la situazione. Grazie a tutti, un bacio. Senta anche allora, vorrei che magari se la nostra
Ramada se la sentisse, devo fare un piccolo ringraziamento. Piccolo. No, vabbè, allora io innanzitutto ringrazio Licciolano, la Bella Main e tutte le maschere di essere qui stamattina. Ti ha detto, non fare anche con l'italiano. Ecco, qui parliamo solo alto di livello, un attimo. E niente, volevo ringraziare Albano per avermi dato questa opportunità, cioè tu hai ringraziato me, ma io ringrazio voi. No, no, perché cioè io e Massimo abbiamo iniziato insieme il carnevale anni fa e lui sa quanto io abbia, cioè mi sia piaciuto e comunque ci sono le foto. Sono le foto che lo non scordiamo mai, Monzio per sempre, quello bisogna dirlo. E ringrazio il mio Monzio. Grazie a te. Perché è un po' folle. Però quello mamma la vedo. Tanta. Però io sono contentissima di averlo come maschera, sinceramente. Grazie, perché sarò per carnevale insieme. Grazie a te. Grazie. Grazie anche a tutti i paggi, ecco. Grazie mille, sempre numerosi, grazie di tutto quello che fate per noi. Anche la Proloco, a nome mio, a nome di tutta la Proloco, vuole ringraziare l'operato dei paggi, perché senza senza i paggi il Munsui non sarebbe niente. Quindi un paggio sano c'è sempre che lo porta a casa. Sei ottimista. Inizierei con i soliti ringraziamenti. Ringrazio la Proloco, ringrazio il mio presidente, ringrazio l'amministrazione comunale che tutti gli anni porta pazienza. Ed è sempre disponibile per darmi le chiavi. Ringrazio la mia Madamin, ringrazio i miei paggi. Ma vorrei continuare con terminare i ringraziamenti. Adesso Serena non c'è, la volevo ringraziare, lei è una ragazza che si sbatte sempre e rende possibile tutto quello che facciamo. Vorrei continuare più che altro con delle scuse, tanto per cambiare, per un gesto di umiltà direi. Scusa Mada, ti ho maciulati. No, non diamoci la faccia nei commenti, noi sappiamo. Perché Yuma è dura. Devo chiedere scusa ai paggi per averli definiti inutili parassiti. Chiedo scusa a Jessica perché gli do sempre il premio miglior paggia. E non è sempre piacevole prendere il premio miglior paggia. Chiedo scusa alla Bella Main per aver mandato quella foto con la mia immagine al posto del tuo volto al fianco del Picciolano, perché i sogni, perché la ricerca di potere del Monsieur è insaziabile. Chiedo scusa alla Maiotte per avergli detto ieri sera mangia un piaso di Robby Caibali. Chiedo scusa al Picciolano. Chiedo scusa al Picciolano per alle maschere di Barallo averlo presentato come maschera inferiore. Per avergli rubato il cappello, per aver fatto le foto in comune di Vercelli con le sue chiavi, per aver criticato il suo vestito di pessima fattura. E poi che dire, col Picciolano potrei continuare molto, chiedergli scusa. Chiedo scusa per aver urlato che avrei voluto fare il Picciolano. Chiedo scusa per aver detto che i tuoi sogni di ambizioni sono fare il Munsui, anzi, il seguito del Munsui. Più o meno. Mi fate per non
pagano per tutto. L'elenco sarebbe troppo lungo. E come ultima scusa vorrei chiedere scusa al Giulio, perché il mio primo anno nevicava, ho raccolto una palla di neve, l'ho tirata nella mischia e ho preso Giulio sulla noce capocollo. Ho detto io ma sal presidente. Io più o meno sarei a posto con le scuse, e se magari il bicciolano vuole dire qualcosa. Piangi, lo so che ti emozioni, lo so che è una sede importante. Tra l'altro ti devo rendere la cortesia, lo so che l'hai sempre sognato. Non devono toccare la parola, 10 anni di spesa. Allora, non è facile dopo questo intervento fatto col cuore, innanzitutto un saluto a tutti, un saluto all'amministrazione e un saluto agli amici della Provoco, un saluto alle maschere e un saluto a voi, un saluto serio perché siete degli amici e questa è la cosa più importante, siete delle maschere che vivete il carnevale come va vissuto, al di là dei momenti di goliardia che ci sono e sono tipici del carnevale e devono essere tipici del carnevale. Voi quando entrate in una casa di riposo piuttosto che in un altro posto dove è passata la voglia di ridere e scherzare, voi sapete portare veramente carneria, lo fate veramente in modo naturale, questa è la cosa più bella. Quindi siete un esempio, non si direbbe, non so se un po' di questa parola, ma siete un esempio anche per gli altri. Ovviamente con te c'è un rapporto di amicizia, mi prendi in giro volentieri, lo so, non importa. Un saluto a te, alla tua nuova compagna e ovviamente i Paggi, perché accrescono tutti gli anni. C'è il Paggio medico, c'è il Paggio peggio, come il Paggio papà. E si moltiplica. Sono una parte importante di questa comunità e ovviamente di quello che rappresentate per il vostro comune. Vi chiedo ovviamente di proseguire in questo cammino. Ieri sera, a parte quella bella proiezione che c'è stata e le parole che tu hai detto a commento della proiezione, che rimangono indelebili nel mio cuore, ho saputo che vuoi smettere. Io sono d'accordo ovviamente con la prova, certo, un referendum online subito, non è fattibile una cosa di così. Hai fatto in dialisi. Hai detto così, potrei già prendere prima. Presidente. Una l'anno scorso ha deciso di sposarsi, me l'ha detto il giorno della consegna chiavi, non mi aveva detto niente. Cioè, sapete che io sono un po' avanti con queste cose. Preparatevi un attimo prima. No, l'augurio veramente, proseguite così tutti insieme e fatelo in modo naturale come state facendo. Ti ringrazio anche perché hai partecipato, ti ho visto più di una volta ai laboratori con i ragazzi, è stato bello vederti e grazie ovviamente per quello che hai fatto. Non per il carnevale in questo caso, ma per quei ragazzi che erano veramente più. Grazie. Vuoi dire due parole? Ci dichiariamo. Allora, io vi ringrazio per l'accoglienza e volevo farvi complimenti perché siete davvero un gruppo fantastico e ovunque andate vi sta portando un'ondata di gioia e allegria. Grazie. E ultimo non per importanza, Giulio, vuoi aggiungere qualcosa? Come al solito tocca a me per l'ultimo, avete detto tutto, però vorrei dire una cosa. Innanzitutto ringrazio l'amministrazione comunale che tutti gli anni ci accoglie in questo comune. Dal Vano è un punto fermo, uno dei punti storici del carnevale del Cerri, perché già negli anni 80, quando ho iniziato a organizzare, si vedeva ad Albano.
Perciò possiamo dire che il percorso del carnevale avanza su quest'atto fermo con me nelle nostre manifestazioni. Un ringraziamento particolare che voglio fare alle vostre maschere. Grazie veramente Massimo, grazie a te. Elisa, perché Massimo è dal primo, possiamo dire, dal primo anno che ci siamo conosciuti, che ha fatto la maschera, che ha ispirato subito non solo la simpatia, è veramente una persona che dà, si sente che dà col cuore questi valori del carnevale, la sua vita, e ti ringrazio per quello che stai facendo per il nostro progetto. Non se, vedete, delle volte ci scherza, si ride, si sembra di essere che il carnevale sia solamente divertimento. No, c'è molta solidarietà e molta amicizia e molto rispetto per di noi e verso anche quelli che soffrono. Grazie per tutto quel che fate. Il gruppo dei Paggi. Io vi dico grazie perché ci fate divertire, ecco, veramente, davvero. E poi Massimo, mi hai detto che hai mai quella bella motola deve, no, ma quando muovere i burattini ho capito che dovevo rimanere sempre qua. Grazie a Stefano e Dani che ci conosciamo, abbiamo condiviso tantissimi momenti belli, è stato perché adesso grazie per quello che stai facendo per il tuo paese. Grazie. La parte ufficiale, giustamente la consigliere lo va a consegnare il nostro pensiero dal comitato. Sindaco? Grazie. Massimo e Elisa, per le pagine che questa volta per dopo quando c'è una. Grazie. E è un amico carissimo Stefano. Grazie mille Giulio. Avete la possibilità di vedere il parco? Sì, di mercoledì sera sono in. D'accordo.